E finiamo la prima puntata del 2015 con la consueta prova su strada. Questa volta, insieme a Lilia Marcucci, abbiamo guidato la Kia Carens e vi presentiamo le nostre impressioni di guida. La Kia Carens è arrivata alla quarta generazione puntando sul design, il comfort di marcia con il giusto rapporto tra sospensioni rigide e morbide, che permette di avere un rollio molto ridotto nonostante l'altezza tipica di una monovolume. Abbiamo guidato la Kia Carens insieme a Lilia Marcucci nelle strade della Lombardia e le immagini sono state girate nei pressi di Rovagnate nella Brianza Lecchese. La Carens che abbiamo guidato era dotata del motore turbodiesel CRDI da 1.7 di cilindrata in grado di erogare 136 cavalli, abbinato al cambio automatico che risponde bene quando si è lanciato, ma che bisogna tirarlo su di giri nella partenza da fermo. Il propulsore è molto silenzioso ed è capace di soddisfare sia coloro che hanno il piede pesante, come il sottoscritto, ma anche chi guida in modo morbido e delicato, come Lilia. I 136 cavalli sono sempre pronti a spingere, anche molto sotto i 2000 giri. La monovolume della casa coreana ovviamente è rivolta a coloro che fanno tanti chilometri e sia per lavoro che per il tempo libero, magari in famiglia, lo spazio e le dimensioni sono in linea con quelli del segmento. La lunghezza di 4.525 mm e la larghezza di 1.805 mm la rendono anche facile da guidare in ambiente urbano, il quale ovviamente non è il suo habitat naturale. Punto importante è quello del consumo, molto contenuto per una monovolume di questo tipo. La scelta dei rapporti lunghi del cambio penalizza la ripresa, ma considerando che nessuno dovrebbe fare le corse con questa vettura, l'utente viene ricompensato da un consumo che si attesta in 7,7 litri per 100 km nel ciclo urbano, 5,10 litri per 100 km in quello extraurbano e 6,10 litri per 100 km nel ciclo combinato. La posizione di guida è comoda e il panorama dal punto di vista del conducente è tipico delle Kia di ultima generazione. Funzionale, intuitivo, il tipico abitacolo dove tutto si trova al posto giusto senza dover cercare pulsanti o interruttori in posti insoliti, mentre lo sterzo possiede tre tipi di impostazioni, morbida, media e dura, che abbiamo usato nei diversi momenti della prova, a seconda della strada che percorrevamo, e che offre un'ulteriore comodità e sicurezza per sentire meglio l'auto. Le tre poltroncine posteriori sono separate e permettono delle regolazioni individuali, sistema molto gradito per coloro che viaggiano nei posti posteriori, mentre la versione che abbiamo provato era quella per trasportare 5 persone. Il tettuccio apribile panoramico regala al conducente e passeggeri una grande luminosità durante la marcia e allo stesso tempo veste bene la monovolume coreana, che già presenta un design moderno e gradevole, di quelli che permette di riconoscerla subito in mezzo a tante altre monovolumi. E la personalità in questi tempi non è cosa da poco. Completano i dispositivi disponibili nella Carens che abbiamo guidato la telecamera posteriore ed il climatizzatore Bizona, oltre a godere del trattamento di tutti i prodotti Kia Motors, ovvero la garanzia di 7 anni o 150.000 km. Valori che nessun'altra casa automobilistica offre. La Kia Carens che abbiamo provato insieme a Lilia viene offerta in listino al prezzo di 30.500 euro. Così finiamo la puntata numero 1, la prima del 2015. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima, sempre in questa rete e a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.